Iniziamo con queste carte, iniziamo con queste carte che probabilmente tutti quanti sapranno già, ma io no. Allora, abbiamo l'Axiom of Grisk, gioco, ward una creatura, quindi proteggila, distruggi ogni creatura, oh mio Dio, senza ambre sopra, guadagna due vincoli. Ok, rimozione di massa per quanto riguarda i nostri Sauriani, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire per il semplice fatto che è vero che Sanctum e Marte se ne sono andati, però comunque ci si potrà sempre giocare contro Sanctum e Marte delle altre espansioni. Le catture ci sono, anzi è stato un effetto fondamentale per molto utilizzato, è molto comune. Nelle scorse espansioni, penso che saranno anche in questa. Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire perché distruggere per guadagnare ambre è sempre una bellissima cosa. Distruggere per, va bene, avere superiorità di board, ma non guadagnare ambre, anzi, guadagnarsi due vincoli. Mi piace un po' meno, mi piace un po' meno. E poi è una carta comune, quindi sono abbastanza sicuro che il primo mazzo sauriano che sbusterò avrà 4 per di questa carta qua. Speriamo di no, speriamo di no. Vabbè. Poi, procediamo, procediamo. Dai. Allora, abbiamo il Brutodon Auxiliary, un Taunt Axardus 2 che non sappiamo quanta armatura abbia, però un 6. Taunt Axardus 2, quindi quando viene pericolo 2 in italiano, quando viene attaccata infligge ulteriori 2 danni, cioè o meglio, prima del come che avvenga il combattimento infligge 2 danni, molto carina, molto grossa perché sono già 8 danni, se ha addirittura dell'armatura, potrebbe essere veramente grossa come carta. Staremo a vedere, staremo a vedere. Poi abbiamo il Chant, scusate, il Chant of Ubris, ok. Chant of Ubris, abbiamo un'ambra, azione, muovi un'ambra da una creatura a un'altra. Questa è bella. Questa è una bella carta. Tra l'altro, puoi muovere un'ambra da una tua creatura a una creatura dell'avversario. Distruggerla e riguadagnarla. Questa è una bella carta. Questa è veramente una bella carta. Perché ha una value praticamente di due ambre. E sinergizza bene con l'Exalt o con le catture. Questo è veramente il genere di carta che secondo me serviva a Sanctum nel passato. Però questo movimento di ambre che faceva praticamente soltanto la carta ombre, la ricettatrice, adesso probabilmente diventerà un'azione piuttosto comune, quindi ottimo, questo è veramente, questa cosa qua mi piace tantissimo. Poi abbiamo l'Imperium, cos'è l'Imperium? Imperium, azione, warda due creature amiche e guadagni un'ambra. Carina, questa bene, mi sembra una carta veramente fastidiosa da Ember Rush. Poi va bene, abbiamo il nostro Legatus Raptor con delle statistiche Sanctum. Queste qua sono statistiche Sanctum. Combattimento, puoi esaltare il Legatus Raptor. Se lo fai, ripristinalo e usa un'altra creatura amica. Cioè, ok, cioè questa carta è bomba. Questa carta è bomba. Perché, ok, deve combattere. Deve combattere contro cosa combatterà, non si sa. In ogni caso, se lo facciamo combattere e se soprattutto se lo esaltiamo, poi lo rendiamo ready di nuovo. E no, scusate, no, che cazzo dico? No, metti ready un'altra creatura e la utilizzi. È abbastanza. Il prezzo di un'ambra viene ripagato con un'altra ambra guadagnata, che può essere per un raccolto con un altro effetto. Cioè, questa carta è una carta chiave, piuttosto lenta, ma chiave, per iniziare magari delle sinergie.
A me piace questa carta qua, veramente tanto, mi ricorda il Grey Rider dei Sanctum, con delle statistiche migliori. Library of Polisaurus, non c'è link, probabilmente è uscita fuori da qualche parte, non so quale sia. Poi abbiamo la Falange, ecco, questa qua era una carta che ho visto che è stata discussa molto, perché tu guadagni un'ambra, scegli una creatura, infliggi danni per ogni creatura amica, un danno per ogni creatura amica, good. Puoi esaltare una creatura amica per ripetere l'effetto precedente. Ora, io posso esaltare più di una creatura per ripetere questo effetto o posso farla solo una volta? È una domanda che non so rispondere. Bisognerebbe andare a vedere la discussione che è stata fatta su questa carta qua. Perché so che c'è. Vabbè, poi andrò a vedermela. Dai, scusate, non ho le risposte al momento per questa carta. Penso che probabilmente la puoi ripetere solo una volta, l'effetto comunque. Poi. Il Questor Giarta. Che sembra uno di Star Wars, non so perché, mi viene in mente qualcuno di Star Wars, non mi ricordo chi, non sono un gran fan di Star Wars, tra l'altro sto notando adesso che c'è il tratto politician, wow, adesso essere politico è diventato un tratto, mi piace. Elusione, ok, raccolto, puoi esaltare il Questor Jartar, se lo fai guadagni uno. Non mi fa impazzire. Sicuramente, se hai delle sinergie a riguardo, può essere un'ottima carta. Può essere un'ottima carta. Va bene, ti dà un boost di ambre su raccolto con un 3 di forza ed elusione. Sembrerebbe una sorta di il folletto, la Dewfairy, diciamo leggermente più forte. Nulla di straordinario, secondo me. Nulla di straordinario. Però sicuramente può fare il suo. Poi abbiamo il Senator Shrinks. Ok. Dinosauro politico. Puoi spendere l'ambra sul Senator Shrinks come se fosse nella tua pool. Gioco raccolto. Puoi esaltare il Senatore Shrinks. Questa è una carta bomba. Questa è una carta bomba. È veramente una carta bomba perché lei entra in gioco. Certo, è una lama a doppio taglio. Però questa qua veramente può essere una carta chiave per una sorta di Ember Rush. Perché tu giochi una 4-1, non una 2, una 4-1. E tu è come se avessi già guadagnato un'ambra. In più, ogni volta che raccogli, non solo guadagni un'ambra per il raccolto, ma puoi mettercela sopra lei. Quindi, attenzione a questa cosa qua. Ah, porca miseria. Secondo me sono sbagliate le statistiche di questa carta qua, perché è veramente, veramente una carta grossa questa qui. È grossa e ti busta le ambre veramente in modo molto rapido. Ok, inizio a essere già sballato per queste carte qua. Ok, dai. Next. Next, il Tyro Centaurion. Sei probabilmente con dell'armatura. Gioco, combattimento, cattura 1. Ci sta, ci sta, ci sta. Gioco, combattimento. A me piace tantissimo perché tu giochi e fa qualcosa. Già di statistiche è alto, già essendo 6 è alto, poi probabilmente avrà anche dell'armatura. Mi auguro di no, onestamente. Veramente forte, veramente forte. Cioè, questi qua sembrano i Sanctum della prima espansione, ma fatti meglio. Perché, cioè, prima. E i Sanctum della prima, cioè tu dovevi avere o una carta che quando la giocavi catturava uno, o una carta che quando faceva qualcosa catturava uno. Qua, questa qua è una carta più forte, ma allo stesso tempo fa entrambe le cose. Quindi, wow! E tra l'altro ci sono sinergie attraverso le azioni, attraverso altre carte,
che aiutano queste cose qua. Quindi, secondo me, questa Republic, veramente, veramente, questa è la Phalanx Strike, l'avevano già vista, no? Cos'è? Scusa, cosa sto guardando? Ma che cazzo? Sì, ma mi sono già perso. Ok, il tiro, sì, no, sono fuso, sono fuso. Allora, poi abbiamo la Tricerian Legionary, ok, un triceratopo, triceratopo, no, triceratopo. Taunt, gioco, protegge una creatura, warda una creatura. Questa è una creatura standard, statistiche grosse. Taunt e dà protezione, tra l'altro potrebbe dare protezione anche a se stessa, quindi non male, tra l'altro è proprio questo qua, è un Sanctum che sta morendo male, mi pare di vedere. Ok, City cos'è? City in quest? City State Interest, ok, ogni creatura che controlli. Sì, ogni creatura amica cattura uno. Va bene. Mi ricorda tantissimo le azioni Sanctum. È una carta così. Può starci, può starci. Poi, eccola qui, l'Exile. Questa è la carta chiave della Repubblica Sauriana. Tu dai il controllo di una creatura amica al tuo avversario. Guadagni un'ambra già di base per fare questo. In più, io mi auguro che tu dia una creatura che c'ha sopra tante di quelle ambre catturate da fare schifo. Questa è fortunatamente non comune. Altrimenti, veramente. Anzi, tra l'altro, il fatto che sia una carta non comune probabilmente la rende una carta forse non così chiave come pensavo. Però è veramente forte, Xayah. Poi il Paraguardian 6-1, raccolto puoi esaltare il Paraguardian, se lo fai i suoi vicini vengono wardati. Bello, bello, tra l'altro mi stavo chiedendo che cazzo è sto coso? Scusate, cos'è sto coso? Cos'è sto coso? Non capisco cos'è. È tipo nuova razza, spoiler! Attenzione, eccoci, ci siamo. Prossima razza saranno gelatine armate di martello. Ma cos'è sto coso? Sembra un formaggio vivente. Che schifo. Vabbè, il Paraguardian, carino, carino. Secondo me sarebbe stato molto più fico se avesse avuto questo effetto in play. Però comunque le statistiche lo giustificano. Cioè, è veramente, veramente grosso. Veramente, veramente grosso. Poi ci siamo, il capo di tutti i meme. Eccolo qui. Il filosofo. Mamma mia, filo. No. Filofosauro. Ok, scusate. No, non è filosofosauro. Filofosauro, ok. Raccolto, puoi guardare le prime tre carte del tuo mazzo. Una la archivi, una la aggiungi alla tua mano e una la scarti. Mamma mia, il filofosauro, cosa sa fare? Tutto quello che so. Cos'è che dice? È che so tutto? Cioè, questo qua è tipo. Chi è che era quello che diceva io non so niente? Seneca? Tutto quello che so è che so tutto. Wow. Complimenti. Seneca mica diceva il contrario. No, era Seneca che diceva io non so niente. Vabbè. Bello, bello. Questo qua è un effetto puramente logos, secondo me, una roba del genere. Cioè, in realtà è tipo un logos, ma molto più forte. Non sono statistiche da dinosauro. Perché senza armatura, però giustamente è un filosofo, tra l'altro c'ha il tratto filosofo, quindi
Wow, probabilmente prossima espansione usciranno pure, che ne so, i sarti a forma di formaggio, quindi ci sarà il tratto formaggio sarto. Però bella, bella, effetto forte, statistiche non da dinosauro. E poi vabbè, è una chiara citazione a un meme gigantesco storico che tra l'altro ho messo in alto a sinistra, già non mi ricordo più, sì, in alto a sinistra. Poi abbiamo il Tribune Pompitus. Ogni creatura amica prende più 2 per ogni ambra sopra di essa. Prima di combattere puoi esaltare il Tribune. Mamma mia. Anche questa è una carta molto forte. Anche questa è una carta molto forte. Perché non solo dà un effetto di massa che sinergizza con le catture, che sinergizza con l'exalt, eccetera, ma dà veramente tante statistiche. Veramente tante, più 2 non è poco. Cioè, secondo me, fosse stato più 1, ok. Però per un più 2 a ogni creatura per ogni ambra catturata, wow, può veramente far male, può veramente far male. Cioè, l'ultima carta che mi ricordo che aveva un effetto simile era il Marauder Marte della prima espansione, che faceva di uno schifo, cioè a me non piaceva proprio per niente, perché certo era una delle poche carte di Ember Control da parte di Marte che catturava per ogni... entrava in gioco, catturava ambre per ogni creatura Marte Ready e poi prendeva più 1 per ogni ambra che aveva su di essa. Però aveva delle statistiche basse, prendeva solo più 1 e ce l'aveva solo lei. Ed era condizionato anche l'effetto dalle creature pronte. Questa carta è senza condizione. Dà un effetto di massa e dà più 2 per ogni ambra sopra di esse. Cioè, boh. Capite? Non ho proprio un... Cioè, questa qua è la novità. Perché non hai un'unità di misura con cui basarti su queste cose qua. Perché l'ultima volta che si è visto un effetto simile faceva schifo. Ora, però, l'effetto viene tipo raddoppiato, moltiplicato e non sai più effettivamente che effetto avrà un effetto del genere. Però è forte, dannazione. Poi abbiamo l'Imperial Road, quindi finiamo con gli artefatti. Ok, Omni gioca una creatura sauriana. Quella creatura entra in gioco stannata. Allora, mi piace. L'idea è molto bella. Però il fatto che entri stannata, effettivamente, non lo so. Perché vuol dire che quando tu... Allora, no, in realtà, allora, sicuramente è forte, è un bel artefatto, perché tu giochi una creatura, entra stannata, giochi una creatura di una casata, tra l'altro, con cui non dovresti giocare quel turno per dargli la vera value, tra l'altro è il fanatico che parte, che parla. But apart from the roads, sanitation and education, what have the Saurians ever done for us? Vabbè, insomma, Madonna, quante robe hanno fatto allora i Sauriani? Vabbè, carina, carina. Sicuramente è una cosa nuova. Una cosa nuova perché finalmente abbiamo un Omni che non si sacrifica. È un Omni passivo. È sicuramente uno di quegli artefatti che prima li giochi, prima hanno value. E quindi valgono veramente qualcosa e avranno un certo impatto nella partita. Mi piace. Mi piace, anche se non è proprio... Più che altro perché poi tu chiami i Saurian. I Saurian hanno degli effetti che secondo me sono anche loro molto board dipendenti. Quindi avere dei Saurian stannati... Però sicuramente è un effetto che ti dà un vantaggio carte non da poco. Perché tu intanto, diciamo, giochi più carte di quelle che dovresti. Cicli di più il mazzo, quindi...
vedi le risposte nel minor tempo possibile. Carina, carina, carina. Non la vorrei vedere in più copie, perché poi dipende anche dalle creature che hai, dalla qualità di creature che hai. Però è sicuramente una carta molto carina che può, diciamo, cambiare i matchup. Poi abbiamo il Colosseo, che se non ricordo male, questa qua è sbroccata. Allora, location, artefatto. Dopo che una creatura nemica è stata distrutta mentre combatteva, metti, oh Madonna, un segnalino gloria sul Colosseo. E vai, quei segnalini. Omni, se ci sono 6 o più segnalini gloria sul Colosseo, rimuovi 6 segnalini e forgia una chiave al costo attuale. Ok. Tra l'altro, prima, mentre guardavamo, com'è che si chiamava? Lo Shrinks, forse? Esatto, mentre guardavo questa carta, stavo pensando, vabbè, speriamo che non abbiano le forgiature nel turno. E invece hanno una forgiatura nel turno, però molto, molto, molto lenta. E secondo me, probabilmente non ne vale la spesa. Cioè, perché alla fine il poter forgiare chiave nel turno è sempre una cosa molto deck dipendente. Perché se non hai un mazzo che ti busta le ambre, difficilmente tu riesci a forgiare chiave nel turno. Quindi una carta come il Colosseo rischia veramente di diventare, va bene, una cosa che hai lì, è buona. Non lo so, perché se pensate a carte tipo come la Key Abduction, come la Key Charge, come Chota, eccetera, sono carte che comunque, pensate alla maggior parte dei mazzi che avete sbustato, cioè che se non avevi un mazzo con cui farci sinergia con queste carte qua, non ne valeva la pena avercele. Proprio per niente, anzi, era più un malus perché a loro gli costava. Per le carte selvagge, vabbè, perdevi un'ambra quando le giocavi. Per la Key Abduction, perlomeno, guadagnavi un Ember quando la tiravi. Colosseo è un artefatto. È un artefatto che, tra l'altro, sinergizza col combattimento. Io non sono un gran fan del combattimento. Preferisco raccogliere è sempre meglio che combattere. Questo è poco ma sicuro. Non lo so, non mi fa impazzire, però sicuramente con un mazzo adeguato questa carta ti rivoluziona il gioco, ti rivoluziona il gioco.